volevo chiedere il Sire. Sire. Avete valutato nella vostra proposta di con una valutazione programmata per aumentare la velocità di circolazione? Abbiamo pensato all'esatto contrario. Cioè, allora, il problema di queste monete, tra virgolette, complementari, diciamo alternative, è la sua accettabilità. Allora, se io ho una moneta euro e una moneta, diciamo, sire di questo genere, potrei essere portato a disfarmene velocemente e quindi a aumentare la circolazione. Ma questo può essere un problema, nel senso che può essere che io non abbia voglia di accettarla, cioè non abbia grandi capacità. Quindi noi avremmo pensato addirittura di dargli un incremento annuo dell'1%, l'1,5%, giusto per giustificare il fatto che io non la posso utilizzare per pagare le tasse da subito, ma devo aspettare 2 anni. Quindi devo avere un incentivo da questo punto di vista. Allora, per evitare che possa svalutarsi rispetto alla moneta, diciamo, principale, visto che ha lo stesso rapporto di cambio, nel senso che un sire vale 1 euro di tasse, a questo punto pensavamo di dargli un 1,5% in modo tale da incentivare il suo utilizzo. Io non sono un esperto, però non sono d'accordo. La tesorizzazione della moneta toglie ricchezza alla collettività. Un'ultima cosa, e anche gli stessi bot, come una volta, se da negativi gli venisse data un interesse positivo, potrebbe aiutare, certamente emesso da una banca nazionale, non certo da una banca privata, come i mini bot. I titoli adesso sono rimessi a tasso negativo, i titoli. Quindi non è, sta già avvenendo nel mondo una cosa del genere. Positivo devono essere, non negativo, non li compra nessuno. Ah, però adesso per riportarci in caso di debito. Allora, io stasera non ho potuto illustrare tutte le altre proposte che abbiamo. In merito al debito, basterebbe una cosa semplice che fa il Brasile. Se ci fosse un cosiddetto conto risparmio, cioè se voi aveste in banca il vostro conto corrente, ma si potesse creare un conto risparmio nel quale io posso trasferire una parte dei soldi che ho del conto corrente in questo conto, e questo conto è l'equivalente di un titolo di Stato, ma io non compro dei titoli di Stato, semplicemente ci deposito dei soldi. Perché sarebbe un vantaggio? Perché in questa maniera io ho una sorta di titoli di Stato liquidi che posso utilizzare anche per pagare al supermercato, eccetera. Perché qual è il limite, diciamo, nell'acquisto dei titoli da parte delle famiglie? È che uno dice, io metto i titoli in quella cosa, poi magari mi succede un qualche cosa per cui mi servono quei soldi, devo svincolarli, venderli sui mercati finanziari, è un problema. Se lo Stato mi desse la possibilità di avere dei titoli di Stato liquidi, cioè io depositando i soldi in quel conto corrente di risparmio, ho prestato i soldi allo Stato, ma li posso sempre ritirare quando voglio. Lo fanno in Brasile e è una cosa che funziona benissimo, perché in questa maniera io non me ne accorgo. Tra l'altro in Brasile fanno, perché me l'ha spiegato uno che vive in Brasile e che collabora con noi sulle blockchain e le monete virtuali, c'è un meccanismo per il quale tu puoi dare indicazione alla tua banca di prendere, quando depositi lo stipendio, il 50% te lo mette automaticamente dall'altra parte. Se per caso ti finiscono i soldi sul conto corrente in euro, in automatico la carta di credito ti prende i soldi dall'altro conto corrente e chiaramente ovviamente perdi l'interesse attivo che hai su quell'altro conto. Però in questa maniera noi potremmo trasferire tutti i nostri soldi in questi conti risparmio. E considerate che i depositi degli italiani sono quasi 1.000 miliardi. Se noi riuscissimo a trasferirli sui titoli di Stato, noi avremmo metà del debito pubblico e sarebbe già a posto. Dimmi. Ma perché adesso vogliono ulteriormente schiavizzarci, no? Togliendoci anche il contante? No? Questo è la cosa grave. Questo è un problema grosso. Tra l'altro io ho già scritto anche al Presidente del Consiglio su questa cosa, perché nessuno sta sottolineando qual è il problema giuridico di questa cosa. Considerate che la moneta elettronica bancaria è definita da un articolo del Codice Civile, che è il 1834, andatevelo a leggere. Si dice che quando io deposito una somma del denaro in una banca, in un deposito bancario, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirmela in contanti quando io glieli chiedo. Ora,
se la moneta bancaria è effettivamente di proprietà della banca e rappresenta il debito della banca nei nostri confronti in contanti, se io elimino i contanti, io non ho più niente. Cioè la moneta diventa completamente di proprietà del sistema bancario. Cioè manca il requisito giuridico fondamentale. Cioè la moneta bancaria vale perché io la posso cambiare in contanti. Se tu mi togli la cambiabilità in contanti, che moneta è? Riescono a fregare tutti completamente. Bravo. E questo è un problema che probabilmente è interesse del sistema bancario avere il monopolio assoluto della moneta. Però c'è anche una certa ignoranza su questo tema da parte dei nostri politici, perché non si rendono conto di quello che stanno facendo con questa, no, questo giochino. Ma non tutti, non tutti, ti obbligano il massimo di ritiro, adesso non sei più nemmeno padrone dei tuoi. No, ma non solo, pensate, la moneta, i contanti sono l'unica moneta a corso legale. Certamente. Ma se io non posso pagare più di 1000 euro un bene, significa che io la moneta a corso legale non la posso usare. Quindi io, è come se trasformassi la moneta bancaria, che non è a corso legale, in moneta a corso legale. Perché io per i pagamenti superiori a 3000 euro, oggi, fra un po' a 1000 euro, sono costretto a usare la moneta bancaria. Basta. L'indicazione però è quella di ridurre l'evasione fiscale. Ma non è vero, ma non è vero. Perché io non vedo che con il pagamento elettronico c'è la tracciabilità, oppure che viene data uno scontrino. I grandi evasori hanno i conti al sepolto in Svizzera, alle Cayman. Sì, però di fatto oggi quasi nessuno paga 1000 euro in contanti, cioè se io devo pagare 1000 euro al 99,9% pago con uno strumento bancario, quindi c'è un problema di equilibrio. Diciamo che c'è un problema di equilibrio, ma è l'obbligo che è sbagliato. Perché tu mi devi obbligare a non usare i contanti, che sono l'unica moneta che io posso gestire in maniera autonoma? Scusate, che equilibrio? No, allora l'equilibrio è che per gli acquisti oltre una certa cifra, onde diciamo recuperare un'evasione fiscale eccetera, occorre una tracciabilità diciamo di questa cosa che con il contante non esiste. E io, guarda, non è che faccio l'avvocato di Pezzoni, no, ma io è per fare, cioè, io ragiono per cercare di capire la giusta misura. Facciamo un ragionamento insieme: se è vero che con la tracciabilità dei contanti recuperiamo l'evasione fiscale, l'evasione fiscale sono 108-110 miliardi, quindi vuol dire che tutta l'evasione fiscale è nel commercio? No, no, assolutamente. Io, cioè, la domanda è questa qua, io me la pongo perché non ho la risposta. No, non è il 10%. Sì, no, è il 10%. Appunto, quindi non sono 110 miliardi. Quindi dire, la domanda che mi pongo, se traccio i contanti, c'è una piccola, riduco l'evasione fiscale, è una barzelletta. Ponetemi un'altra domanda. Non c'è qua. No, facciamo 5 euro una fiola per la mano. Sono d'accordo che la grande evasione è quella che va colpita, quella che non c'entra niente. Sono d'accordissimo. E quindi la guerra sui contanti è una guerra per l'evasione fiscale. Togliamocela dalla testa. È la scusa l'evasione fiscale. È una scusa solo. Ma il motivo è che se tutto il denaro transita nel sistema bancario, i guadagni del sistema bancario aumentano. Perché in ogni transazione prendo una piccola percentuale, cioè, non è che ci vuole poi tanto, cioè 100 euro di contanti che circolano 100 volte rimangono 100 euro, 100 euro di moneta elettronica dopo 100 passaggi diventano molto meno. Se non ci svincoliamo dalla BCE e se lo scordi e li impicchiamo tutti. Ma sapete, io quando la banca dà il prezzo di 100.000 euro, sì, creando da nulla, sì, è automaticamente un fattore positivo per la banca, perché come diceva lei prima, la banca automaticamente creando 100.000 euro riceve un beneficio, giusto? Certo, guadagna gli interessi. Però le banche non pagano le tasse superiori a 60.000. Sì, sì. Loro pagano le tasse sugli interessi che prendono. Guadagno, no? Ma loro il guadagno è l'interesse, non hanno altro guadagno. Beh,
Cioè, se io sono la banca, ti presto 100.000 euro, non è che io di questi 100.000 euro ho la disponibilità, non li posso usare per comprare beni e servizi. Io te li ho prestati, quando tu me li restituisci, quello che io guadagno sono gli interessi. Quella moneta che io ti ho prestato non esiste. È un... Certo, ma la banca allo Stato paga l'interesse su quello che ha prestato e quello che ha prestato nella nostra proprietà. Paga gli interessi sugli interessi che percepisce. Allo Stato? Ma, certo. Paga. Sì, perché adesso non voglio entrare nel conto. La banca ha un bilancio e un conto economico. Nel bilancio finisce la moneta creata, nel conto economico finiscono gli interessi e sugli interessi paga le tasse. Sì. Ma scusi. E che hanno una serie di trucchi per nascondere i guadagni che fanno. Questo è pacifico. Scusi, non c'è anche un altro problema? Io faccio un esempio da Grande Fratello. Dai. Scusate, io ho pochissima voce. Dicevo, faccio un esempio da Grande Fratello. Un domani che tutte le transazioni, qualsiasi, anche quella di 5 euro, di 1 euro, eccetera, devono essere effettuate tramite carta bancaria, non c'è il rischio che nel momento in cui il sistema economico finanziario trova sgradevoli determinate persone gli blocchino la carta e la persona è questo in questione? Ma ecco, certamente, cioè, ma chiaro, vediamo delle conseguenze, perché questo tipo di potere veramente ammazza le persone, perché se una volta che la banca mi blocca la carta io non posso far niente, non posso neanche fuggire, perché fuggire ho bisogno di comprarmi. Ma quando sei sgradito al potere, chiude. Questo è giustissimo, è quello che è successo in Grecia. Quando in Grecia c'è stata la protesta, a un certo punto hanno chiuso i rubinetti del sistema bancario e tu non potevi prelevare niente. Quindi un sistema in cui tutta la moneta viene gestita dal sistema bancario è un sistema sbagliato in assoluto. Ma pensate, l'articolo 47 della Costituzione dice che lo Stato deve tutelare il risparmio, ma deve gestire e controllare il credito. Cosa controlla lo Stato se tutto il credito viene gestito dalle banche private? Quindi, su poi Fabio, scusa, volevo raccontare anche un episodio, no? Sapendo che io non ho risposte, io faccio giornalista e faccio le domande, non ho le risposte, quindi è un altro discorso. Io però sono stato in Cina, visto che si è parlato di pagamento elettronico, eccetera, no? Quindi sono stato in Cina e in Cina viene tutto con il QR code, no? Quella cosa che noi usiamo poco, loro pagano tutto, anche il pizzettaro in mezzo alla strada, qualsiasi cosa, vai in bagno, paghi con quello. E io mi chiedevo come fosse questo sistema, no? E sapevo che la Cina è comunque un sistema autoritario e sperimentavo anche personalmente che non funziona Google, quindi ci sono una serie di limiti per comunicare in maniera tranquilla. Ho incominciato a fare qualche provocazione, quindi ho preso il cellulare, andavo in giro con la bicicletta, facevo le riprese, passavo davanti alla polizia, non mi si filavano di una lira, perché effettivamente con quello, una volta che tu hai tracciato tutta la tua vita, vai in bagno, paghi con quello, mangio una pizzetta, pago con quello, cioè effettivamente è una questione da Grande Fratello, ti poni la domanda, ma a questo punto divento, a prescindere dalla questione economico-finanziaria, anche da un punto di vista della libertà, estremamente controllato, e la cosa non è che mi piaccia tanto, ecco, semplicemente questo, ma è una testimonianza. Quello che ti dicono è che già lo fa. Lei già prima ha accennato alla Bibbia, no? Alla Bibbia aveva accennato, sì. No? Non si ricorda anche il passo dell'Apocalisse, dove effettivamente è il marchio della bestia che ti imprime la grande finanza, perché senza di quello non potrai né vendere né comprare. Il nostro concittadino Geminello sta facendo, che è un grande economista, sta facendo casa a casa questo. Cioè, voilà, guardate, quando difatti all'inizio, quando affrontavo questo problema, sembrava un problema di questi ultimi anni, eccetera, poi ti accorgi che nei secoli questo è un problema che è stato discusso e dibattuto per secoli e millenni, perché sull'interesse sulla moneta, quindi sulla moneta a debito, ci sono stati discussioni, trattati, ci sono religioni come quella musulmana che vietano assolutamente senza possibilità di cambio l'interesse sulla moneta, quindi sui prestiti. La religione cattolica
l'ha sempre vietato, lo seguita a vietare, ma è occultato, cioè non dice più niente, cioè diciamo che tollera questa situazione pur essendo vietata concettualmente. Quindi non è un problema piccolo. Il problema è che spesso noi veniamo fuorviati da questo problema perché si finisce per discutere dell'euro, della moneta, della lira, eccetera, e nessuno si rende conto che il problema non è solo in Italia. Il problema noi ce l'abbiamo in tutte le nazioni del mondo, perché tutte le nazioni, Cina esclusa, perché la Cina usa un meccanismo, un trucco bellissimo, perché pur essendo moneta elettronica, pur essendo generata dal sistema bancario, siccome il sistema bancario è tutto pubblico, non ci sono banche private, ovviamente loro è come se avessero la sovranità monetaria, perché la banca centrale è pubblica, le banche private sono pubbliche, quindi non ci sono problemi, è tutto lì il problema. E ci puoi dire, Fabio, se che differenza c'è fra un debito pubblico di un paese che ha una propria valuta e di, se c'è una differenza con il debito pubblico di un paese dell'Eurozona, e sostanzialmente se riesce a fare una differenza fra la BCE e le altre banche centrali? Guarda, io differenze sostanziali non ce ne sono, perché tutte le banche centrali del mondo, quelle diciamo occidentali, adesso non faccio gli esempi delle nazioni periferiche o a regime comunista o totalitario eccetera, diciamo le nazioni principali hanno il concetto che le banche centrali sono indipendenti, tutte, compresa la Federal Reserve, la Bank of England e la Bank of Japan. Che cosa fanno? Quando comprano titoli queste banche non li comprano direttamente agli stati, ma li comprano sui mercati finanziari, come fa esattamente la Banca Centrale Europea. Quindi in realtà tutti gli stati hanno un debito detenuto dai mercati finanziari o dalle proprie banche centrali se lo hanno acquistato. Quindi non c'è una sostanziale differenza. L'unica differenza è nel controllo della banca centrale. Cioè pur essendoci questo meccanismo di indipendenza, in generale la Banca d'Inghilterra è in qualche modo controllata dal Parlamento inglese e dalla regina. La Banca Centrale Europea invece è totalmente fuori controllo dalla parte dei singoli stati. La Federal Reserve è una via di mezzo, cioè alcune volte il governo riesce a imporre alla Federal Reserve qualche politica, altre volte non ci riesce, ma non è cambiato sostanzialmente. L'unica differenza vera ce l'abbiamo con la banca che c'è in Cina, perché in Cina tutto il denaro viene generato dal sistema pubblico, è tutto lì. Oppure la Germania, perché la Germania la moneta la crea sempre il sistema bancario, ma essendo il 50% pubblico e il 50% privato, è come se lo Stato ha il controllo del 50% della pressione monetaria, ma in tutti gli stati la moneta bancaria è più del 90%. Il debito pubblico, quindi, fra vero e il debito pubblico è sempre uguale. E fuori è uguale. Eh sì, perché il debito è detenuto dai mercati finanziari, sia alla Federal Reserve, cioè sia negli Stati Uniti che in Inghilterra che in Giappone, è sempre detto. Qual è la differenza? Sono diverse le quote che le banche centrali riacquistano dei titoli di Stato. La Banca del Giappone ne ha acquistati grandissime quantità nel passato, quindi buona parte del debito giapponese è detenuto dalla Banca Centrale, ma sempre sui mercati finanziari, mai direttamente dallo Stato. Purtroppo questo è un meccanismo ormai in cui sono riusciti a convincerci che è meglio una banca centrale indipendente, però probabilmente dipendente dai poteri finanziari, piuttosto che una banca centrale alle dipendenze dello Stato. Non è che ci hanno convinto, l'hanno fatto e basta. Ci hanno convinto anche, perché io trovo gente che con me si mette a discutere e difende la tesi che la banca centrale deve essere. No, ma quello a posteriori, quando l'hanno fatto è stata una lettera, arrivederci. Sì, sì, indipendente sì. Fino a un certo punto, perché che io sappia, la Banca d'Italia è di proprietà di un pool di banche private. Non è una vera e propria proprietà, si chiamano quote di partecipazione. Beh, chiami come pare. No, è diverso. Allora, se io sono proprietario di un'azienda, l'utile di quell'azienda me lo prendo io, giusto? Siamo d'accordo così? Quindi il proprietario è colui che percepisce gli utili di quell'azienda. Siccome gli utili dell'azienda Banca d'Italia al 90% finiscono allo Stato, i partecipanti prendono una sorta di gettone presenza, cioè una piccola percentuale, capito? No. Perché non è una proprietà. Ho capito che non è una proprietà, però di fatto, essendo controllata dalle banche, che la Banca d'Italia dovrebbe controllare, si crea un conflitto di interesse fantastico. Ni, però considera che chi nomina il governatore della Banca d'Italia? Lo
lo sai? Quindi se io posso nominare il governatore in Banca d'Italia ha potere quasi infinito, nel senso che è lui che prende le decisioni almeno di politiche monetarie, non sto parlando della vigilanza sulle banche, sul sistema bancario, quella è di pertinenza delle banche, lì c'è un conflitto di interesse, perché le stesse banche private decidono come fare la vigilanza su se stesse, quindi lì c'è il conflitto. C'è una maggiore influenza. Ma sulle politiche monetarie è il governatore che decide con il direttorio, che vengono comunque nominati dallo Stato. Ma scusi, quindi mi spiega perché c'è tutta questa particolarità quando io, a me sembra nel 56, fino al 56 la Banca d'Italia, fino al 56... Fino al 93 è stata pubblica. Beh, perché fino al 93 era pubblica e poi è diventata, io non ho capito. È diventata privata con un trucco, perché nessuno, tu pensate che quando è diventata privata non l'ha saputo nessuno. Noi l'abbiamo scoperto con un articolo di Famiglia Cristiana nel 2005, cioè dopo più di 10 anni l'abbiamo scoperto. Perché? Perché se vi ricordate nel 93-94 che cosa è avvenuto? È stata la privatizzazione dell'IRI. Vi ricordate Romano Prodi che ha privatizzato l'IRI? L'IRI deteneva la proprietà delle banche pubbliche italiane, le quali avevano le quote di partecipazione in Banca d'Italia. Quindi quella manovra è passata come la privatizzazione dell'IRI. Nessuno ha capito che lì c'era la privatizzazione di Banca d'Italia. È avvenuto di nascosto, perché nessuno ce l'ha spiegato. Quando è stato scoperto nel 2005 con un articolo di Famiglia Cristiana, effettivamente siamo rimasti tutti quanti basiti. Cioè, le partecipazioni c'erano anche prima, però erano pubbliche. Quando l'hanno privatizzate, diventate private. Quindi quello che prima era pubblico e andava bene è diventato privato. Ho capito, mi sembra. Cioè, se nel 2005 qualcuno lo sapeva, questa cosa è venuta fuori, perché non rimediare? È stato, se volete sapere la storia, allora 2005 si scopre questo fatto, al governo c'era Berlusconi con Tremonti fece una legge, la 206 del 2006, 262 del 2006, con la quale si predisponeva che entro 3 anni le quote di partecipazione dovevano tornare in mano pubblica. Dopo pochi mesi Tremonti è stato liquidato completamente, caduto il governo Berlusconi, Mario Draghi è stato richiamato di corsa in Banca d'Italia, quindi nel giro di pochi mesi hanno dimesso Tremonti, caduto il governo Berlusconi, hanno messo Mario Draghi a capo di Banca d'Italia e nel suo governatorato Mario Draghi ha impedito la pubblicizzazione delle quote di Banca d'Italia fino ad arrivare al famoso decreto Banca Italia del 2014, vi ricordate? Quando i cosiddetti grillini fecero le manifestazioni sul tetto, eccetera. Quel decreto eliminò la norma che permetteva di far ritornare in mano pubblica le quote di Banca d'Italia. E nessuno ha capito che lì la battaglia nel 2014 era proprio perché con quel decreto si voleva far rimanere private le quote di partecipazione. Lì parlavano tutti della rivalutazione delle quote. Sì, non nessuno parlava. Fatto che la cosa importante perché era... nella legge, come spesso fanno per nascondere un risultato, nella legge c'era un articolo che diceva abrogazione del comma tanti tali dell'articolo della legge 262 del 2006. Quel comma era quello che diceva che le quote di partecipazione dovevano tornare pubbliche. E nessuno se ne è accorto. Io scrissi un articolo a quel tempo, è ancora in rete, lo trovate, ma nessuno sollevò quel problema lì. E siamo rimasti qui. Però, ripeto, essendo un'istituzione di diritto pubblico, in qualunque momento lo Stato decide che le quote di partecipazione ritornano in mano allo Stato e lo si fa. È solo un problema di volontà politica. Comunque questa è una democrazia, tra virgolette, contro loro. È una democrazia che non è una democrazia. Grazie mille, e se volete possiamo continuare la conversazione anche di là. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Momento. Grazie a te.
Forza, signore. Io sono qua. Questa madre.